Signori, siamo al Falcomics 2024 a Falconara di Ancona. Nel frattempo lottatori improbabili di wrestling, no scherzo, sono abbastanza professionisti. Vediamo la La missione è distribuire quanti più bigliettini da visita possibili e vediamo se riusciamo a fare qualche intervista. Nel frattempo abbiamo dei mini rubber e l'altro chi è? Non lo so. Cominciamo con il video. Let's go! Direttamente da Avengers, proprio dal film, raga, hanno ricreato una situazione uguale. Guardate un po'. A parte che abbiamo le armature di Iron Man, dalla più scrausa alla più completa, la famosissima Mark 3. Poi abbiamo la Mark 1, quella del primo film. E poi, dopo varie gabbie, tutti i vari stand dei vari supereroi, abbiamo un Hulk un pochettino provato. E il martello. C'è, ragazzi, lo stand di Star Wars, no vabbè, ma soprattutto c'è lui, un personaggio per me importantissimo. Non lui, c'è mio padre. C'è fatto da Dio. Beh, come voleva dimostrare, piove, neanche poco poi. Nel mentre però, nell'escape room di Harry Potter, non lo so, sento urli disumani. Sentite, tipo così, tipo Chewbacca. E abbiamo il bimbo minchia che vuole salutare a tutti i costi. Ciao. Fai la c'è. E da Falconara è tutto, linea allo studio. Allora, abbiamo qua l'addetto alla distribuzione dei bigliettini, fai vedere. Possibilmente senza fare facce da culo. Ok. E distribuiti quanti per adesso? Ecco, perfetto. Allora, andiamo avanti. Allora, facciamo vedere una consegna. Ma era una roba da tipo 5 persone, quindi è tanto. Cioè, 5 persone e un bigliettino. Allora, fai vedere come distribuisci, tipo quello con la maglietta del Barcellona, vai. Vediamolo in azione. Guardate, guardate. Attenzione, la consegna. Oddio, un casino della Madonna. Vai, vediamo. Sta contrattando, vediamo cosa dicono. Attenzione, mi stanno seguendo direttamente. Attenzione. Attenzione, mi sta seguendo in diretta, attenzione. È proprio lui. Non si è accorto di nulla nel frattempo, vabbè. Nel frattempo io e la Omar siamo qua nello stand degli gnocchi fritti a mangiare. Ho fame. Secondo fatto. Bene, sì. L'ho ripreso pure. Ha seguito su TikTok, l'ho visto davanti ai miei occhi. Perfetto. Ho la dato tecnica. Un balletto che a me mi piace. Dopo cosa cazzo? Che... Ok, abbiamo fatto, anzi, ha fatto fuori altri tre. Quindi siamo a 6. E altri tre. Beccati questi altri tre bigliettini. Siamo a 6, ne hai dati via. Non so, non sto facendo la conta di quanti iscritti siano arrivati. 4 su TikTok e altri 3 su YouTube. Piano piano. Sono fiducioso. Adesso vediamo se riusciamo anche a intervistare qualcuno. Nel frattempo qua la pioggia è andata via. Saluta la Omar. Quanto è bella la Omar con la mia maglietta con il logo. Allora adesso, ragazzi, entriamo nella sala gaming. 4 bigliettini. Andiamo, vieni, andiamo. Tu passi disinvolto, vai e consegni. Vai. Vediamo chi colpirà. Un casino assurdo. Area retro gaming, FIFA. Qua anche loro mentre giocano, vai, colpisci, vai. Ma niente, se è buggato il bambino, sta guardando la partita di calcio, attenzione, non vuole rompere l'azione. Madonna, questo ci giocavo quando avevo 14 anni, ragazzi. Minchia, bambini che mi passano a un centimetro, classico Mario Bros, non manca mai. Torneo di Mario Kart, probabilmente. Per gli amici di Mary Poppins e Spazzacamini, ci becchiamo la parata. Bella. Allora che vola avanti indietro la pentella, non si stanca mai. Ale, alla prossima.
Quanti altri, quanti nel mentre? Uno? Ok. Ce n'ho altri 30. Siamo nella zona palco, una delle tante, e ci abbiamo proprio lei, la signora Cristina D'Avena. Guardate la gente che c'è, ce n'è una marea, ce n'è? Siete fortunati. Avvistata bene. Eh no, erano finite, quindi mi sono arrivate praticamente ieri, l'altro ieri. Finiranno oggi. Non credo, però insomma sono molti cittadini. E stasera vedremo il concerto, se ce la facciamo, se non va a diluviare. E andavamo tutti matti in questo parco meraviglioso all'EU. E oggi mi trovo qua, vedo anche tante facce amiche, eccole qua, vedi, del fan club. Sì, per esempio io. E ieri erano... Ciao Cristi! Va, qua si è scatenata la folla. Attenzione! Non c'è un polmone! Attenzione, abbiamo il cosplayer di Chewbacca. Allora entriamo nell'area eSports, qua abbiamo League of Legends, addirittura Fortnite, è un gioco nuovo, è gratis. Vediamo. No, io sono esattamente niente, sono un po' confuso e disorientato in questo momento. Qua ci abbiamo FIFA e poi qua vabbè ci abbiamo il classico dei giochi proprio, il biliardino, in via d'estinzione purtroppo. Qua abbiamo l'area interviste, qua abbiamo la sezione Fortnite ovviamente, la sezione scacchi. No, scherzo. Guarda Mattia, se non distribuisci i bigliettini qui, una, parti dal primo e pa. Vai Mattia, lascia il bigliettino a sti ragazzi che li vedo inseriti, vai, lascia, glielo lascio io se non lo fate. Tieni. Ciao ragazzi, seguitemi. Ciao. Mattia, svegliate però, eh. Ok, l'ho mandato in missione, vediamo. Deve partire dal primo giocatore su Fortnite fino all'ultimo. Probabilmente ce la farà, è già partito dal primo. Ok. Un partito all'attacco? Sta mandando un altro bigliettino. Vediamo se riusciamo. Attenzione. Grazie mille. Grazie a te. Niente, non mi sei inculato da una pezza, ok. Però va benissimo, perché segui i bambini. Io lo volevo intervistare, però vabbè. Ok, prima intervista. Ciao ragazzi, da dove venite? Castelfidardo. Giocate in casa? Arcevia. Arcevia, un po' più lontano. Ok, vi sta piacendo questa edizione del Falcomics? Sì, molto, non è male. Okay. Moltissimo, io sono venuta dopo tanti anni, rinnovata, migliorata. Molto migliorata. Ha cambiato la situazione. Sì. Ok, quanto è stato impegnativo fare questo vostro costume da cosplayer, insomma. Allora, il mio alla fine non è stato tanto impegnativo perché sono tutti pezzi che vanno comprati praticamente, quindi alla fine è più il comprare che farlo. Ok, è più l'acquistare che l'assemblarlo, ok. Beh, allora, diciamo che le tempistiche un pochino... Insomma, per l'arma mi sa, non sì, so. No, l'arma questa l'ho fatta su commissione, mentre invece la maschera ho cercato di realizzarla io con il polistirolo e gli acrilici. È venuto via. Bene, è venuto sì. Bene. Sì. Grazie mille ragazzi, buona fiera. C'è anche un bel simulatore fatto proprio come Cristo comanda, come si suol dire, guardate un po'. Pieno di autografi, scusi. Tre schermi. Accendi il maestro, il problema è che c'è la folla. Questa è Monza. Circuito di Monza, il Lamborghini, con tanto di spiegazioni tecnico-tattiche. Vai! Cambia!
Ok, abbiamo trovato pure qualcosa per me finalmente, un bel portachiavi di Rick e Morty, era un secolo e mezzo che lo cercavo. C'è anche Sailor Moon, eh? Attenzione. Guarda che bordello, guarda che bordello. Che la forza sia con te! Lunga vita all'impero! No, no, come lunga vita all'impero, no! Madonna, guardate quante ce ne stanno, raga! Eh? Quello fa Utini! Tutti i vari Jedi. Bella, 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 bella. Allora, signori, abbiamo qua un signor cosplayer, Jack Sparrow. È dall'anno scorso che ti facevo la punta, te volevo intervistare, non ci sono riuscito e siamo qua. Di dove sei? Ancona. Ancona, giochi in casissima proprio, alla grande. Ti sta piacendo questa edizione del Falcomics? Sì, molto, come gli altri anni è fatta bene. La trovi più grande, diciamo, quest'anno rispetto agli altri anni oppure uguale? No, l'anno scorso era stata grande, ma anche quest'anno diciamo che è uguale. Quindi allestita bene, organizzata bene, okay. Sta venendo un bel lavoretto, dai. Perfetto. Allora, domanda clou, quanto hai speso per creare il tuo personaggio? Approssimativamente meno di 100 euro, perché molte cose le ho costruite io, altre le ho prese ma le ho dovute modificare, okay. Altre cose le avevo già. Quindi non è come tante persone che l'hanno prese magari da Amazon a siti esterni e tu te le sei create per conto tuo. No, come è giusto che sia, uno costume se lo deve costruire, compri qualche pezzo già fatto, ma qualche modifica alla fine ce la fai sempre, no? Perfetto. Per senso del dettaglio, diciamo. Ci sta, ci sta. Grazie mille, buona fiera. Prego. Il cazzo.